Si è spacciato telefonicamente per un maresciallo dei carabinieri raccontando di essere intervenuto dopo un grave incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto il figlio della donna vittima della truffa. La 79enne, una pensionata di Chieti, si è così precipitata a recuperare 1.300 euro, meno della metà dei 3.000 euro che le erano state richieste, presso l'ufficio postale di Chieti. Subito dopo ha consegnato la cifra temendo che il figlio subisse un arresto, come gli era stato detto dai malfattori. La minuziosa attività di indagine svolta attraverso l'analisi dei filmati, delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona ha consentito ai militari di accertare le responsabilità di un uomo di 49 anni identificato grazie anche a un'evidente andatura zoppicante. Si tratta di un uomo di origini napoletane già noto alle forze dell'ordine per analoghe truffe messe in atto con le stesse modalità. Un tipo di truffa legata agli appartenenti al pendolarismo criminale tra Abruzzo e Campania. I carabinieri di Chieti Principale, insieme ai militari della sezione operativa del NOR, hanno arrestato l'uomo che era nel frattempo ritornato a Napoli. Proseguono ora le indagini dei carabinieri di Chieti, coordinati dalla Procura della Repubblica, per accertare le responsabilità della coppia in altri episodi recentemente verificatisi nella provincia.